Proroga, 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 proroga. Chiediamo la proroga della graduatoria educatori asili nido di Firenze del 2019, che è stata l'unica esclusa dal mille proroghe. Per dare innanzitutto una speranza alle donne che hanno superato un concorso molto complicato che prevedeva delle prove durissime, e poi soprattutto per evitare uno spreco di denaro pubblico, dato che il concorso è costato 100.000 euro e oltre, e in più dare anche un sostegno alle colleghe di ruolo che hanno bisogno della copertura di posti vacanti senza aspettare quelli che sono i tempi di un nuovo concorso, quando c'è una graduatoria ancora da esaurire. E chiediamo che sia prorogata questa graduatoria, almeno per un altro anno, e poi vedremo, noi continueremo a stare qua anche l'anno prossimo. Un'assunzione ritardata dalle stabilizzazioni volute dal governo, quindi mi viene da dire: avete stabilizzato, adesso prorogate e colmate i vuoti in organico che servono, perché è assurdo non prorogare una graduatoria quando tutte le altre sono andate a proroga. Idonei siamo! A Firenze di quante delle educatrici comunali sono precarie, sono idonee però non stabilizzate? Allora, di questa graduatoria sono circa 65 le persone che ancora devono entrare e che potrebbero essere una risorsa invece essere stati solo una spesa. Il comune giustamente e nei tempi giusti ha fatto delle graduatorie, ora ha delle persone a disposizione che professionalmente sono molto valide perché hanno fatto un concorso abbastanza importante, per cui sono persone che il comune si sta già avvalendo di loro per le prestazioni appunto di vacanze, di, come si dice, di supplenze, per cui in questa maniera già sono persone che hanno una certa esperienza. Dovrebbe far tesoro di questa cosa. Vai Eli, vai! Siamo idonei dopo aver superato un concorso che ci ha visto impegnati per 8 mesi. Nel governo sono riusciti a fare una proroga di alcune graduatorie, però per l'appunto noi siamo rimasti fuori, e invece sarebbe giusto poter prorogare anche questa graduatoria, come presumo che ci sia qualcos'altro anche a livello nazionale. È un emendamento semplice per poter prorogare con il mille proroghe, c'è stato già in parte questa cosa, anche questa graduatoria, di modo che possa essere attinto personale per fare le assunzioni. Personale è il fulcro di questi servizi all'utenza così delicata, perché noi siamo asili nido, siamo 03, è una cosa importante che ci siano persone preparate, professionali, ed è bene che ci siano sempre. Quando c'è bisogno il comune deve poter attingere per mettere il personale stabile, e quindi rimarremmo, se ci fosse un concorso adesso, cioè adesso vorrebbe dire che fino a marzo-aprile non avremmo di nuovo una graduatoria, quindi noi staremmo da ora fino a quando non è espletato tutto l'iter del concorso senza una graduatoria da cui attingere, si rimane scoperti, quindi bene che venga fatta la proroga.